Ciao a tutti e bentornati sul canale. Il video di oggi sarà un video un po' di aggiornamenti su quello che è successo durante questo primo mese del 2019, quindi gennaio 2019, e anche su quali saranno le novità presenti sul canale nei prossimi mesi, un po' i miei piani, le idee che mi frullano in testa appunto per continuare l'avventura qui su YouTube. Quindi partendo da appunto gennaio 2019, che cosa è successo durante questo mese? Forse molti di voi sapranno, se mi seguite su Instagram, in teoria dovreste saperlo, vi lascio comunque il mio nickname qui sotto. Molti di voi sapranno che ho cambiato lavoro, quindi come sapete io lavoro da quest'estate nel mondo delle start-up, da quando ho terminato i miei studi in marketing e comunicazione. Ho iniziato subito a lavorare in questo mondo e quindi sicuramente il 2018 è stato un anno di grande cambiamento dal passaggio proprio dall'università al mondo del lavoro e una volta entrata nel mondo del lavoro comunque giustamente alle prime esperienze bisogna capire che cosa si vuole, in quali realtà ci si trova meglio e così via. Fortunatamente poi a gennaio 2019, quindi proprio all'inizio di questo mese, ho trovato un nuovo lavoro sempre in una startup. È una realtà in cui mi sto trovando veramente veramente molto bene in queste prime settimane e in un ruolo che secondo me si addice veramente molto bene a quella che è la mia personalità, quelle che sono le mie competenze. In questo momento quello che mi preme di più è dare il massimo sul lavoro, capire veramente in che cosa sono brava, che cosa posso dare a un'azienda, quali sono appunto i miei punti di forza, quali sono i miei punti di debolezza e poterli migliorare. E quindi devo dire che in questo momento mi trovo veramente in un punto della mia vita in cui sono veramente molto contenta, molto soddisfatta dell'opportunità che mi si è presentata. Sono anche curiosa di vedere quali saranno i risultati del mio lavoro e come andrà la startup, come andrà il progetto e insomma ho veramente tanta carica, tanto entusiasmo. Come vi dicevo, io in questo momento sto vivendo a Milano, quindi in una città che amo molto, che mi offre tantissime opportunità dal punto di vista proprio dei miei interessi, del digital, ci sono tanti eventi, tanti meetup e per quanto la città di Milano possa a volte essere un po' stressante perché comunque è una città in cui si lavora molto, c'è tanto casino, tanta confusione. È una città che mi sta dando veramente moltissimo dal punto di vista proprio anche della crescita personale e professionale e se volete poi posso approfondire insomma come ci si trova a Milano, come si vive a Milano, fatemi sapere ovviamente nei commenti del video se è un argomento che vi può interessare. E poi un'altra cosa che forse appunto è quella che un'altra cosa che mi rende veramente molto felice è che comunque in questo momento sto vivendo con il mio ragazzo e quindi mi trovo veramente, ecco, come vi dicevo prima, un punto della mia vita in cui sono veramente contenta e felice, come vi raccontavo anche nel video di chiusura del 2018, di tutte le cose che sono successe appunto in quest'ultimo anno e che mi hanno permesso oggi di essere qui soddisfatta veramente sotto tanti tanti punti di vista. Sono veramente molto contenta. E poi una cosa importante, un'altra parte importante della mia vita è proprio YouTube, il web, che si connette molto in realtà a quello che è il mio lavoro di tutti i giorni, però ovviamente cerco sempre di portare avanti comunque i miei progetti personali, che appunto sono il canale YouTube, piuttosto che l'interazione sui social con le persone che mi seguono, quelle persone insomma che ho conosciuto durante questo 2018, sia online sia offline. Una cosa che sicuramente è emersa da questo primo mese del 2019 in cui appunto ho cambiato lavoro e quindi in qualche modo ho dovuto riaggiustare un po' la mia routine è che, come sempre, come è successo anche nel 2018, ovviamente lavorando sempre tutta la settimana e anche tante ore al giorno, perché comunque il lavoro in startup è un lavoro che richiede tanto impegno, sia mentale sia proprio di tempo. Diciamo che il tempo per YouTube è sempre molto molto limitato e a volte il problema non è solamente il tempo, ma è proprio anche l'energia fisica e mentale per trovare la concentrazione e fare un video di qualità che mi soddisfi dal punto di vista sia beh, diciamo, dell'inquadratura, delle cose più tecniche, sia proprio dal punto di vista dei contenuti, di come mi esprimo, come racconto un certo concetto, se sono abbastanza chiara, eccetera, eccetera. E quindi ogni tanto capita
possibilità anche nel weekend di impigrirsi o semplicemente di avere anche ovviamente altri impegni. Quindi, ad esempio, ci sono dei weekend in cui magari torno nella mia città in Brianza, dove ci sono i miei genitori, i miei amici, e quindi ovviamente sono weekend estremamente occupati in cui non riesco ovviamente a girare video. Non è facile trovare la propria routine per fare appunto determinate cose che vanno dalle pulizie ai video su YouTube a qualsiasi altra cosa, insomma. Non è facile trovare una routine, eppure è la soluzione per appunto dedicarsi a tutte le proprie attività quotidiane, settimanali, con costanza. E quindi è proprio su questo punto che ho iniziato a ragionare in questo periodo, tra la fine del 2018 e l'inizio del 2019. Perché comunque ci tengo davvero tanto a continuare l'esperienza qui sul web. Un progetto in cui mi diverto e cerco ovviamente di condividere più valore possibile e più consigli possibili, anche un po' in base a quella che è la mia esperienza, alle persone che decidono di guardare i miei video e insomma in generale di guardare i miei contenuti. Quindi mi sono chiesta come posso essere il più costante possibile nella creazione dei miei contenuti, cercando di migliorare sempre di più l'approccio che ho appunto con le persone che decidono di seguirmi, cercando di essere sempre il più utile possibile, di dare sempre più valore possibile, ottimizzando i tempi, quindi magari non perdendo tanto tempo nell'inquadratura, nel decidere che sfondo utilizzare. Queste sono tante piccole cose che rendono comunque l'avere un canale YouTube un vero e proprio quasi secondo lavoro. Quindi, pensando, pensando e ragionando, che cosa è successo? È successo che venerdì scorso ho deciso di fare la mia prima live su YouTube e su Instagram. Probabilmente magari alcuni di voi l'avranno vista, comunque se non l'avete vista è ancora presente qui su YouTube perché rimane registrata come video normale, quindi se volete andarla a vedere è una live di circa 45 minuti tra problemi tecnici e interruzioni, ma sarà un po' incasinata appunto perché io ero anche veramente tanto tanto emozionata, ma se vi fa piacere andatela pure a vedere. E diciamo che ho deciso di fare questa live perché in questo periodo le idee che mi erano frullate in testa erano soprattutto riguardo al fatto di appunto ottimizzare i miei contenuti. Io vorrei almeno ogni settimana pubblicare un video, ma ci sono dei periodi in cui questa cosa mi riesce veramente, veramente molto difficile. E è una cosa che mi dispiace tantissimo, in realtà. Io poi sono una persona che sinceramente ci tengo tanto a, diciamo, quello che viene chiamato work-life balance, quindi all'equilibrio tra insomma il lavoro e la vita poi personale, privata. Ecco perché in queste ultime settimane ho iniziato a pensare a delle alternative, a dei modi per continuare a creare contenuti sul web, ma farlo in modo anche più naturale, se così vogliamo dire. E da lì è nata un po' l'idea della live e infatti ho fatto un primo tentativo. E devo dire che mi è piaciuta veramente tantissimo come esperienza. Tra l'altro è stato bellissimo perché la live in diretta è una cosa veramente difficile. In un primo momento fare la live è veramente quasi scioccante perché nel momento in cui premi play, sei comunque in diretta davanti a persone che decidono di seguirti e quindi uno, se ti impanichi, non puoi scappare, non puoi dire va bene, ciao ragazzi, chiudo la live, arrivederci, e ti senti comunque costretto a deliberare un certo tipo di contenuto anche interessante. E poi ovviamente entrano in gioco tantissimi fattori, la agitazione, la timidezza, il fatto magari che è la prima volta che si parla in diretta davanti a spettatori. Una cosa di cui sono veramente molto felice e molto fiera in quest'anno in cui finalmente appunto ho deciso di lasciare da parte le paure e iniziare a raccontarmi, ad esprimermi sul web, è proprio il fatto che sto uscendo tantissimo dalla mia comfort zone e ormai non ho quasi più paura di farlo, nel senso che anche fare questa live è stato veramente un
uscire dalla comfort zone in maniera pazzesca perché avevo veramente tanta paura. Ho detto chissà che cosa penseranno le persone, cioè già faccio video così poi mi metto pure a fare le live, diranno ma questa è completamente fuori di testa. E invece ho detto vabbè facciamola, ho premuto play, non ci ho neanche pensato tanto e mi sono buttata, e alla fine in realtà il risultato è stato strapositivo ed era una cosa che sinceramente non mi aspettavo. Mi aspettavo che avendo comunque anche un seguito molto diciamo ridotto magari non ci fosse neanche nessuno che mi guardasse in quel momento. E invece no, c'erano veramente tante persone collegate, tante persone che mi scrivevano, mi facevano domande, e quindi è stata un'esperienza bellissima. E la cosa che mi piace di più appunto del format della live è il fatto di essere senza filtri e di apparire veramente come si è. Questa per me è una cosa importantissima e è forse appunto una delle cose che ritengo più importanti sul web, perché ovviamente è facilissimo tramite Instagram, tramite i video YouTube, dare agli altri un'idea di sé che in realtà non ci rappresenta veramente. Io, se guardate anche i miei video su YouTube, se guardate le mie stories su Instagram, cerco sempre di essere il più naturale, il più me stessa possibile. Io ci tengo tanto veramente con i miei contenuti a portare sia del valore, quindi delle conoscenze, degli spunti per la vostra vita, per migliorare la vostra quotidianità nella vita, nel lavoro, e soprattutto anche a condividere un messaggio di semplicità, di naturalezza, dell'essere se stessi. Questo è in sostanza un po' il messaggio che voglio trasmettere attraverso i miei contenuti. Quello che importa nella live è veramente il confronto diretto con le persone che ci stanno seguendo, il botta e risposta, rispondere alle domande, insomma, veramente il coinvolgimento delle persone. Questa è un'altra cosa bellissima, secondo me. È un format che mi interessa veramente tanto portare avanti. E tra l'altro a questo aggiungerei un piccolo particolare che è trasformare le mie live in podcast. Quindi l'idea è quello appunto di realizzare alla fine un podcast live. Quindi il podcast ovviamente verrà caricato poi su Spotify piuttosto che su iTunes in un secondo momento rispetto alla live, però sarà bello perché saranno appunto delle puntate interattive in cui ci sarà un vero e proprio botta e risposta con le persone che hanno interagito appunto durante la live su Instagram o su YouTube. Io cercherò assolutamente di leggere il più possibile i vostri commenti, di rispondervi appunto in diretta, e poi tutta questa conversazione verrà appunto trasformata in un podcast. Quindi nel momento in cui vedrete questo video, io probabilmente avrò già ordinato e spero anche ricevuto il microfono, e penso che partirò con questo format da quindi domenica. Lasciatemi controllare la data perché non mi ricordo assolutamente che giorno è. Ecco, domenica 10 febbraio alle 17 partirà la prima puntata della appunto live qui su YouTube e anche su Instagram, e successivamente, penso appunto il giorno dopo, pubblicherò questa live registrata anche sotto forma di podcast. Perché podcast? In realtà perché è un format che, come vi dicevo anche nel video precedente, mi incuriosisce molto. È un format che sta crescendo tanto qui in Italia e devo dirvi anche che mi è capitato di sentirmi dire da diverse persone, diversi amici, Fede, ma perché non fai un podcast? Quindi ho detto, ma sì, ma perché no? Sapete che per me quest'anno, cioè il 2018 e anche il 2019 in realtà, voglio che sia proprio un periodo di sperimentazione continua, e quindi ci tengo tanto a sperimentare con nuovi format, soprattutto perché i miei numeri non sono ancora così grandi da dire fossilizziamoci su un format che funziona particolarmente bene. No, sto crescendo, il mio canale YouTube piano piano sta crescendo, e quindi secondo me è ancora il momento giusto per appunto provare cose nuove. Facciamo un sommario, un riassunto di tutto. Allora, ci sarà ogni settimana, domenica alle 17, a meno che poi l'orario non venga cambiato in base alle vostre richieste, ma per adesso rimaniamo così.
ci sarà la live sia su Instagram sia qui su YouTube. Potrete interagire mandandomi appunto, scrivendomi nella chat al vivo, mandandomi domande, commenti, considerazioni, veramente tutto quello che volete. Ogni puntata avrà un tema, ve lo annuncerò appunto su Instagram magari il giorno prima, qualche giorno prima, in modo tale che possiate preparare anche le vostre domande e le vostre riflessioni. Quindi ci sarà un tema per ogni puntata. Si discuterà in diretta su questo tema circa 45 minuti e poi tutta questa registrazione verrà pubblicata anche su Spotify e su iTunes come podcast. Quindi se magari vi siete persi una live e siete più comodi a riascoltarla in audio piuttosto che andarvi a vedere il video, avrete la possibilità di riascoltarlo anche via podcast. Ah, ovviamente una cosa importantissima che mi sono dimenticata di dirvi è che il podcast, diciamo questo nuovo format, si chiamerà sempre Idee per Crescere, che è sempre stato un po' il, diciamo, lo slogan del mio canale, e gli argomenti trattati saranno un po' sempre i soliti, quindi in particolare crescita personale e professionale, quindi nella vita e nel lavoro, e anche ovviamente degli spunti su digital, imprenditoria e startup. Quindi spero ovviamente che questi argomenti continuino ad interessarvi. Ovviamente se avete suggerimenti su temi su cui siete particolarmente appassionati, interessati, fatemelo sapere nei commenti, io veramente sono aperta a qualsiasi spunto. Ovviamente continuerò comunque a fare anche video normali su YouTube, però magari meno spesso, cercherò comunque di fare 2-3 video al mese. Questo è tutto quello che avevo da raccontarvi in questo video, spero di essere stata chiara, ma io mi faccio sempre prendere dall'entusiasmo, dall'emozione, quindi poi parlo tantissimo. Se qualcosa non vi è chiaro, se avete domande, se avete suggerimenti, delle idee, degli argomenti, insomma, che vorreste sentire nelle live o nei podcast, assolutamente scrivetemi qui nei commenti di YouTube sotto questo video. Seguitemi su Instagram per rimanere aggiornati appunto sulle news quotidiane in cui vi aggiorno appunto delle live, del podcast, come sta andando, eccetera. Per il resto ci rivediamo qui su YouTube molto presto con la live di domenica 10 febbraio alle 5 del pomeriggio. Io vi ringrazio tantissimo per il continuo supporto, per essere sempre qui. Vi mando un abbraccio grandissimo e come sempre vi auguro una splendida giornata.